L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Questi sono i cori delle tifoserie di Bari e Salernitana che ancora una volta hanno rinnovato il loro gemellaggio. Abbiamo voluto iniziare così perché lo spettacolo c'è stato solo sugli spalti e non certo in campo. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai. Buon mercoledì 26 aprile e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, Bari che interrompe la propria emorragia di sconfitte e strappa un pari alla Salernitana di Bollini. Puntata di oggi dedicata a quanto accaduto ieri alla Rechi, con commenti, notizie, interviste e ospiti telefonici, ma siamo curiosi anche di conoscere la vostra opinione su quanto accaduto ieri a Salerno. Iniziamo subito, ma prima saluto come ogni mattina Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Ciao, sono Nicola, buongiorno a te, buongiorno a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. Linee aperte sin da subito per i nostri radioascoltatori biancorossi, contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda il pareggio di ieri. Quello che vi chiediamo è: considerate il pari di Salerno un buon punto ai fini della classifica oppure no? E allora, Bari che scendenne dalla Rechi al termine di una partita non bella, molto tattica e se vogliamo anche noiosa. Anche ieri partita di contenimento per il Bari di Colantuono, zero gioco, zero idee, pochissimi tiri in porta. Quella di ieri è la quinta partita senza gol all'attivo, perlomeno non abbiamo perso, non abbiamo subito gol, e questa è già una notizia, ma insomma, diciamolo, è solo un brodino questo punto. Sicuramente non siamo neanche fortunati, questo va detto, visti i tre infortuni di ieri che hanno costretto, insomma, Colantuono ad effettuare tre cambi forzati, ma insomma spero che questo non diventi l'ennesimo alibi. Purtroppo il Bari ad oggi è questo, di più è difficile pretendere. Abbiamo i giocatori migliori, quelli più tecnici, fuori, fisicamente non siamo al top e molti dei nuovi arrivi sono ormai, insomma, o sono stati sopravvalutati o sono comunque in condizioni non eccezionali. A questo aggiungiamoci un tecnico che, insomma, in 5 mesi non è riuscito a dare uno straccio di gioco a questa squadra, ma per fortuna le nostre concorrenti sono tutt'altro che irresistibili, e alla fine il punto ottenuto ieri a Salerno ci permette di riavvicinarci a diverse squadre, fatta eccezione, insomma, per la vittoria sofferta del Carpi sul volenteroso Trapani. Ma potrà rivelarsi un punto utile solo se si tornerà alla vittoria nelle prossime gare, altrimenti sarà tutto inutile. Intanto, squadra che ha proseguito il ritiro per preparare al meglio la prossima gara contro il Pisa. Intanto c'è subito un radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Buongiorno Luca, sono Francesco da Bari. Ciao Francesco. Volevo dire solo una cosa, ma Floro Flores quando rientrerà? Perché vedendo la mancanza di lui in attacco, Maniero non è capace neanche di prendere un pallone. E poi si poteva anche mettere sabato 5 euro il biglietto, almeno si riempiva un po' lo stadio, un entusiasmo in più. Va bene, va bene, grazie Francesco, ciao, buona giornata. Beh, sulle iniziative vediamo se la società farà qualcosa, diciamo, è ancora in tempo, siamo ancora a mercoledì, quindi magari qualche iniziativa potrebbe essere studiata. Vediamo, attendiamo, noi ovviamente ci accodiamo al tuo appello. Sicuramente sarebbe un bel segnale quello di ridurre i prezzi in vista della partita contro il Pisa. Per quanto riguarda Floro Flores, si diceva che poteva rientrare per la prossima gara, stessa cosa si diceva addirittura per Brienza, ma ad oggi mi sembra molto molto difficile. Ma prima di andare avanti c'è un altro amico in linea. Luca, devi attendere un pochino. Ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai.
Buongiorno, sono Massimo. Senti, volevo farti una domanda. Come mai quando i calciatori del Bari vanno nelle altre squadre diventano dei fenomeni? Ieri ho visto Dizzi che ha fatto il macello a Perugia. Va bene. Grazie Massimo, buona giornata a te. Beh, diciamo che Dezzi gioca bene ormai da tempo, ha giocato bene nel Bari, sta giocando bene nel Perugia, quindi non è una novità. È vero che ci sono, Luca, su questa domanda la faccio a te, è vero, ci sono certi calciatori che, primo che mi viene in mente così, Schiattarella a Bari, niente di che, poi stiamo vedendo che campionato sta facendo. Beh, è una domanda a cui obiettivamente è difficile rispondere, perché ce ne sono diversi di esempi. C'è Schiattarella che hai citato tu, primo che a me viene in mente per esempio è Stojan, che insomma in Serie A comunque se la sta giocando con il Crotone, mentre a Bari era un giocatore a dir poco irriconoscibile nella sua seconda avventura con la maglia biancorossa. Quindi una domanda un po', legittima da parte di Massimo, ma complessa a cui rispondere. Un altro l'abbiamo visto ieri, Minala, come sentimmo anche da Mario Ruggero da Salerno, Minala, un calciatore che è imprescindibile per la Salernitana a Bari. Notevolmente superiore, diciamo, rispetto ai livelli dei livelli di Bari, un giocatore che ha sicuramente sviluppato determinate abilità, è fondamentale per il centrocampo della Salernitana, in quanto è un calciatore che ha imparato anche a giocare a testa alta, quindi sta crescendo molto bene. Guarda, una risposta forse può essere stata data ieri, perché sentivo i colleghi di Sky parlavano appunto di un confronto che hanno avuto con dei dirigenti del Bari, non so chi, e in pratica dicevano che molti calciatori, anche quelli navigati, non riescono a sopportare le aspettative e le pressioni della piazza di Bari. Se così stanno le cose, se questo è il motivo, allora il Bari forse dovrebbe puntare su calciatori con maggior personalità, oppure, come stiamo dicendo ormai, ci stiamo sgolando su questo da settimane, su calciatori affamati che hanno voglia di imporsi. Ma vedremo se la prossima stagione Sogliano e la dirigenza biancorossa opterà per questo tipo di scelte. Ora spostiamoci sul nostro forum di orgogliobarese.it per leggere come i tifosi biancorossi iscritti stanno commentando la prova del Bari contro la Salernitana. Leggiamo qualche commento. C'è l'utente Galletti che dice: partita impostata con l'obiettivo prima non prenderle, siamo bloccati psicologicamente, incombe la paura di perdere. Avessimo giocato con questa attenzione nelle precedenti 5 trasferte, a quest'ora potevamo avere almeno 3 punti in più. Ed è una grande verità questa qui. Poi l'utente Andrea 0383 dice: altra occasione buttata contro una squadra modestissima, oggi con Brienza e Floro avremmo vinto senza problemi. Poi l'utente Sentenza dice: era ora, dopo un mese e mezzo ho visto quel minimo sindacale che mi aspetto da una squadra targata Colantuono, ovvero massima concentrazione, giocatori che si aiutano nelle chiusure, che non permettono all'avversario di fare il proprio gioco. Sì, dal punto di vista tattico penso che il Bayern abbia fatto una buona partita. Poi l'utente Basandro dice: mi dispiace, ero il primo estimatore di Colantuono, ma sono stanco di vedere una squadra tanto difensiva e con zero idee di gioco. Colantuono ha toppato, anche se mandarlo via ora non servirebbe a nulla. Poi l'utente 7100: il punto serve, come nelle prossime partite affronteremo il Pisa, ormai retrocesso, Ascoli e Avellino, non certo due corazzate, e la SPAL che sarà già promossa, già ormai SPAL che potrebbe essere promossa matematicamente anche nel prossimo turno. Mentre l'utente Uspatriato dice: formazione schierata per non prendere gol, molti hanno criticato Greco l'ultima volta, ma secondo me è l'unico che in questo momento può impostare l'azione. Beh, a patto che sia un po' più rapido. Però ieri Bascia, Luca, velocemente, non mi è dispiaciuto, sicuramente meglio rispetto alle ultime uscite. Sì, rispetto alle ultime uscite sì, probabilmente non è ancora gli standard dal punto di vista né fisico né tecnico in fase di costruzione di gioco, rispetto al periodo diciamo più brillante di questa stagione, quindi il periodo in cui c'è stato anche quell'exploit a Benevento. Però tutto sommato un piccolo passo in avanti sicuramente c'è stato. E poi lo disse anche lui in conferenza stampa, di essere un po' stanco, di non essere al top della forma, quindi evidentemente sta cercando di recuperare la miglior condizione. Luca, allora vediamo quali calciatori sono stati premiati dagli utenti di orgogliobarese.it, quali i 3 migliori del Bari nella gara di ieri a Salerno. Ma per quanto riguarda il primo non ci sono dubbi, accade ormai da diverse settimane, c'è ancora una volta Alessandro Micà in testa alle preferenze dei nostri utenti. Subito dietro di lui c'è Cristian Galano, e proprio dietro Galano Bascia insieme anche a Morleo, che tutto sommato ha disputato una partita abbastanza onesta, poi ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, però
direi che Morleo ha dimostrato, insomma, che almeno a livello di personalità penso sia superiore rispetto ad Aprilà, a livello, nel modo di stare in campo e nell'interpretare le partite. E sicuramente in questa fase del campionato Morleo sicuramente più utile rispetto ad Aprilà, che non sta vivendo come tanti altri calciatori del Bari un buon momento. Bene, noi ci fermiamo per qualche istante, ma torniamo subito. Ti piacciono le scommesse, il burraco e i giochi di carte in generale? Iscriviti su betpoint.it e riceverai subito in omaggio 5 euro per piazzare la tua scommessa. Oppure per giocare a burraco, scopa, briscola, 3-7 e tanti altri giochi. Entra anche tu nella più grande community di burraco online. Entra in BetPoint. Iscriviti su betpoint.it. Aggiungi la parola regalo durante l'iscrizione nel campo username presentatore e riceverai subito i tuoi 5 euro. Euro in regalo. Inoltre sarai contattato dal tuo assistente personale BetPoint, che ti offrirà tanti altri bonus. Contattaci per informazioni al 393 968 52 83, o su WhatsApp al 393 968 52 83. Gioca su betpoint.it. Il divertimento è assicurato. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, vi ricordo il quesito odierno: considerate il Bari di Salerno un buon punto ai fini della classifica oppure no? Ma c'è un altro radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao Nicola, ciao. Luca, volevo solo dirti una cosa. Vai. Puoi riascoltare una delle ultime interviste a De Luca, che diceva che non aveva stimoli a giocare a Bari? Non lo so, l'andremo a recuperare. Sapere quali sono questi stimoli. Almeno penso che anche gli altri giocatori che non hanno stimoli, almeno De Luca l'ha confermata, almeno gli altri lo disse. Disse in pratica di essere appagato, di non avere più fame, di non avere più motivazione. Questo è il sunto. Ma De Luca disse più o meno questo, almeno Luca, se non scusate il gioco di parole, sì, se non ricordo male, era proprio questo arrivato, giusto? Sì, fu proprio questo il contenuto della sua conferenza stampa, insomma, direi abbastanza in Vicenza. Sì, adesso ha avuto una giornata di squalifica, però tutto sommato qualche gol importante l'ha anche realizzato e insomma, sta dando una mano comunque importante nella corsa alla salvezza della squadra biancorossa. Allenato da Torrente, che insomma ha iniziato molto bene la sua avventura in Veneto. Leggiamo qualche messaggio prima di partire con i contributi audio. Ciao ragazzi, sono Alessandro. Ieri un pareggio che ci tiene ancora in vita, ma vedendo ieri il Perugia ho visto una squadra aggressiva che in campo sapeva cosa fare e ha reso il Verona una squadra normale. Grandissimo Desi. Poi un punto che serve a poco: zero gioco, zero idee, meglio non disputare il playoff. Questo lo scrive Boris. E allora, infine, ieri a fine partita non si è presentato Colantuono, bensì il DS Sean Sogliano. Ascoltiamo le parole del direttore sportivo del Bari in conferenza stampa, parole raccolte dai colleghi di Salerno Notizie. Tanto non capirai. È una scelta societaria, non è una scelta dell'allenatore di non venire a parlare dopo la partita. Stasera la squadra tornerà in ritiro per recuperare le energie nervose e soprattutto fisiche che si è speso e preparerà la prossima partita. Quindi sono venuto io per questo motivo, anche con i colleghi televisivi di prima, di Sky, diciamo. Non per una scelta o per una questione che il allenatore non vuol parlare o ci siano degli interventi societari punitivi, per niente. Noi penso come commentare questa partita: è stata una partita dove noi abbiamo affrontato in un momento delicato per noi, dove la squadra aveva smarrito un pochino la sicurezza. Oggi penso che la squadra abbia fatto una buona gara dal punto di vista nervoso, soprattutto, che è quello che ci mancava nelle ultime 4-5 partite contro una Salernitana che sicuramente invece magari è spinta un po' sulle ali dell'entusiasmo. È stata una partita combattuta e penso che per noi oggi è stato un risultato che ci ha fatto ritrovare lo spirito giusto da mettere in campo nelle prossime partite. Poi è normale che basta parlare alibi o quant'altro. Penso che Bari è normale che abbia delle assenze importanti, dove magari con i quali magari si potrebbe anche magari provare a pungere un po' di più, però io penso che tutti quelli che non sono scesi in campo oggi hanno avuto l'atteggiamento giusto e hanno messo in campo tutto come giustamente chiedono i tifosi. Ma ha fatto una partita contro una Salernitana in salute, dove venire qua a fare punti non è mai facile.
ha fatto una partita dove ha avuto il carattere, il temperamento per controbattere palla su palla. In questo momento delicato per noi, penso che è la cosa migliore che si poteva fare. Poi è normale che uno cerca sempre di provare a vincere, però penso che oggi era importante anche dare una risposta dal punto di vista del temperamento, e penso che la squadra abbia fatto una partita di temperamento. Sicuramente i risultati di oggi sono importanti, però poi mancano altre partite dove ormai una vittoria in più, una vittoria in meno cambia la griglia, quindi noi pensiamo a noi, quello che succederà oggi non dipende da noi dobbiamo continuare a avere lo spirito che abbiamo avuto oggi. Normale che tutte le squadre scendono in campo per vincere, soprattutto nella parte finale, non è che si fanno dei calcoli particolari. Noi oggi dovevamo interrompere una serie negativa, quindi è normale che se questa partita magari l'avessimo giocata venendo da due o tre vittorie, probabilmente in certe cose sarebbe stata modificata qualcosa. Oggi penso che noi dovevamo interrompere una serie di prestazioni, secondo me, non con lo spirito giusto, nonostante magari perse anche solo per qualche episodio. Penso che magari se qualche trasferta dove l'abbiamo persa lo avessimo giocato con questo spirito, probabilmente avremmo portato a casa qualche punto in più che magari oggi potrebbero essere fondamentali, però ormai non possiamo guardarci tanto indietro, dobbiamo guardare avanti perché tra 3-4 giorni giochiamo. Allora Luca, è un Sogliano che nell'ultima parte contraddice un po' con l'Antuono, perché ha detto le prestazioni precedenti a quella di Salerno non sono state giocate con lo spirito giusto, mentre il suo allenatore aveva detto tutt'altro. Ma soprattutto mi soffermo su questa scelta di non far parlare con l'Antuono, scelta della società, da quanto riferito da Sogliano, però alla fine i giocatori non parlano, l'allenatore non parla, vanno in ritiro, però non c'è nessun intervento punitivo. È un po' un controsenso o no? Ma sì, direi che il ritiro può essere considerato a tutti gli effetti un ritiro punitivo, anche perché è in atto già da diversi giorni, visto che il Bari era partito per Salerno qualche giorno fa. Quindi direi che, a prescindere insomma dalle frasi di circostanza, penso che sia a tutti gli effetti un ritiro di questo genere, un ritiro perlomeno per cercare di mantenere un certo clima di concentrazione, che è giusto mantenere la concentrazione. Ieri perlomeno in campo si è vista, diciamo, a differenza delle ultime trasferte, però chiaramente non può bastare se perlomeno si vuole tentare di giocarsi le proprie chance in chiave playoff, perché davvero il Bari, visto, ammirato ieri alla Recchi, è un Bari di una pochezza offensiva a dir poco incredibile, perché sì. davvero non c'era proprio la minima possibilità di trovare la via della rete. Proprio, la partita sarebbe potuta durare all'infinito, ma il Bari non credo che avrebbe mai segnato. Questa ormai è una costante. Alla fine l'unica occasione vera è stata quella di Macek, tra l'altro tiro anche respinto, il tiro di Fedele all'inizio della gara su quella punizione, sì, a due. Sì, l'unica, diciamo, l'unica via fonte, diciamo, di possibile speranza, una giocata magari di Galano, un tiro da fuori di Fedele, di qualche centrocampista, per il resto poco altro, sì. E poi c'è chi ci scrive: cosa volete punire a 5 giornate dalla fine? Ma noi nulla, però se la squadra mi ritiro, evidentemente non è una decisione che ai calciatori fa piacere, ecco, quindi il ritiro non è mai una cosa positiva. E ora invece ascoltiamo come ha visto la gara il tecnico dei Granata, Bollini. Tanto non capirai. Volevo assolutamente vincere personalmente, lo voleva la squadra e lo volevamo per un pubblico meraviglioso che oggi ci ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Soddisfatto a livello calcistico di una partita, quella del primo tempo. Quella è stata una partita dove la Salernitana ha giocato con importanti geometrie, attaccando bene sugli esterni, arrivando a concludere parecchie volte, e quando il migliore in campo nel primo tempo è il portiere avversario, io penso che sia già la risultante di tutto quello che sto dicendo. E poi nel secondo tempo io credo che si debba parlare di un'altra partita, spettacolare, non degna di un campionato di questo livello. Nella nostra autocritica c'è una mancanza di personalità e di malizia in certi momenti, perché siamo caduti nel
tranello dell'ostruzionismo esagerato degli avversari, troppe volte per terra. E nel calcio di oggi c'è una regola ben precisa: è solo l'arbitro che può interrompere il gioco. A volte noi abbiamo interrotto il gioco su delle cadute avversarie che, insomma, era forse un modo e un obiettivo per spezzettare il ritmo. Il ritmo noi ci siamo cascati dentro completamente, non siamo riusciti a mantenerlo, e un tempo effettivo così basso, ripeto, non è degno di questa categoria. Non so quanto di tempo abbiamo giocato, ma troppo poco. E essere in vantaggio sarebbe stata sicuramente un'altra partita, perché il Bari non si sarebbe arroccato e non avrebbe creato quelle perdite di tempo. Poi il secondo tempo è mancato un ritmo tecnico, è mancata una continuità di fraseggio, e poi anche in questo momento della stagione bisogna affidarsi molto alle abilità individuali, soprattutto sotto porta, perché è lì dove puoi fare la differenza. Noi oggi disponevamo di 4 attaccanti di tutta la rosa, perché sia Sprocati sia in prota erano indisponibili. L'altra radio, bella da ascoltare. Allora, non si può che concordare su quanto dice Bollini. Sicuramente il secondo tempo pieno di interruzioni, però io penso che anche la Salernitana abbia giocato in un modo molto aggressivo. Ci sono stati molti falli, molte entrate. Ricordo ora un fallo, se non sbaglio, di Vitale, ora non ricordo su chi, comunque che poteva esserci anche il rosso. Quindi è vero, il Bari ha perso del tempo, però i falli ci sono anche stati, quindi non forse è un po' esagerato il tecnico della Salernitana. Ma a fine gara ha parlato anche il proprietario, in società con Marco Mezzaroma, della Salernitana, Claudio Lotito. Ascoltiamo le sue parole. Tanto non capirai. Grande risposta del pubblico, però non abbiamo portato a casa il risultato, quindi diciamo che il pubblico ha fatto la sua parte, però ha inciso poco purtroppo nella testa dei giocatori, perché non siamo riusciti a vincere. Però ecco, voglio dire, le partite, il rammarico sta nel fatto che, come diceva l'allenatore, il primo tempo abbiamo avuto l'occasione, il secondo tempo pure abbiamo due occasioni nitide che, se gestite con maggior freddezza, maggior determinazione e maggior ferocia agonistica, che è quello che è mancato, la ferocia agonistica nella squadra, probabilmente avremmo ottenuto un risultato diverso. Oggi non hanno fatto un tiro in porta al Bari, cioè, voglio dire, no? Quindi non ha minimamente impensierito la difesa, quindi potevamo sicuramente fare una prestazione diversa. È vero pure che poi ci sono mancati quei giocatori con quelle caratteristiche, gli esterni di gamba, che in una partita del genere avrebbero, se fosse, molto importanti, perché con la ragnatela che era stata su dal Bari per impedire di giocare, tu potevi andare via solo sugli esterni. Quindi molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura, e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti relativamente al servizio richiesto, con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, rieccoci, siamo giunti al momento dell'approfondimento per analizzare quanto accaduto ieri alla Rechi, e per soffermarci in generale sul momento dei biancorossi ci affidiamo al giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido. Buongiorno Antonio, ben ritrovato qui a Tanto non capirai. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno Antonio. Allora, Bari che interrompe la striscia negativa e strappa un pari a Salerno. Tu hai visto dei miglioramenti rispetto alle ultime disastrose uscite oppure no? Sì, sul piano della determinazione, della convinzione, sicuramente c'è stato un passo avanti. Un pareggio dettato dal cuore, un pareggio che può star bene, poteva stare benissimo se il Carpi non avesse vinto immeritatamente contro il Trapani, perché poi la partita l'ha fatta il Trapani, che non è sicuramente una sorpresa, ma sta dimostrando di avere un passo da playoff e non da salvezza. Il Carpi praticamente il secondo tempo ha giocato da solo, il Trapani nella sua metà campo, insomma,
quindi per dire che insomma le squadre che stanno avanti al Bari non hanno molto di più del Bari, però hanno una maggiore convinzione, hanno un passo diverso, hanno una forza diversa che noi negli ultimi mesi non abbiamo. E pensavo, io riflettevo stamattina sui gol fatti da Caccia, no? E io mi ricordo quando Nicola bocciò Caccia apertamente, perché Pantaleo Corvino, che allora era direttore sportivo del Bologna, aveva messo a disposizione del Bari sia Caccia che Bianchi, bisognava solo raggiungere l'accordo. Io mi ricordo il veto di Nicola, e rifletto anche sul fatto, sul malvezzo che spesso a Bari si trascina, che sono gli allenatori a fare le squadre invece di allenarle. Cioè Torrente è andato a Vicenza e ha allenato il Vicenza che ha trovato senza farlo. Ecco, se noi invece delle scelte di Nicola non ci fossimo trovati Caccia invece di Maniero, fortissimamente voluto da, probabilmente la storia del Bari deve essere diversa. Anche in fatto di in mezzo al campo, si parla tanto in mezzo al campo, Bascia era un giocatore che con Stellone faceva la riserva. Il centrocampo disegnato da Stellone non prevedeva un giocatore di qualità come Fossati, come Valodi, come tanti altri, come dice Gennaro del Cagliari. E queste sono lacune molto importanti in una squadra che deve puntare a vincere i playoff e a tornare velocemente in Serie A. E forse a gennaio poteva far comodo anche un giocatore come Lodi, per fare un esempio. Si rifletteva sul fatto che Brienza e Floro Flores potevano dare quella qualità che avrebbe dato un regista in mezzo, un giocatore così buono. Quindi in maniera implicita ci stai dicendo che è stato sbagliato il calciomercato sia di gennaio che di agosto scorso? Calciomercato sbagliato è un calciomercato che a volte spesso gli allenatori ci mettono lo zampino. Cioè noi ad agosto abbiamo avuto un calciomercato senza un giocatore di qualità, ma sono anni che andiamo avanti con Di Romizzi, con altri tipi di giocatori e non con giocatori. Cioè Bascia, che faceva la riserva a Bari, era una bestemmia, no? O no? Certo. Antonio, anche a Salerno Colantuono ha schierato un Bari con un assetto prudente, l'imperativo è sembrato evidente, non prenderle, scelta saggia, viste le assenze e il momento difficile, oppure no? Ma avevamo giocato a non prenderle anche con lo Spezia, no? Praticamente senza due esterni, stavolta gli esterni avevamo. Scelta saggia, visto che il Bari veniva da 5 sconfitte consecutive, mica uno scherzo, cioè perdere 5 partite consecutive fuori casa e poi sognare la Serie A o i playoff, insomma, mi sembra una grande contraddizione, quindi dimostra la forza della squadra. Doveva recuperare, bisognava recuperare. Adesso inutile stiamo troppo a giocare sulle parole, bisogna infringersi intorno alla squadra e spingere. In queste 4 partite bisogna fare, come si diceva una volta, fronte unico, no? Cercare di vedere che cosa succede. Certo, con il pareggio poteva stare benissimo se il Capri non avesse vinto. Adesso stranamente il Bari ha pareggiato, non ha perso, però i punti dei playoff da 1 sono saliti a 4, no? A 3. Sì. Mi ricordo che siamo in diretta col giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido. A proposito di Colantuono, ancora una volta ieri non si è presentato in sala stampa. Secondo Sogliano è stata una scelta della società, la condividi? Sogliano ha detto che i giocatori sono tutti in silenzio stampa, da oggi sono in ritiro e quindi chiaramente non si è presentato Colantuono, altro non so. C'è il silenzio stampa di tutta la squadra non parla, è andato Sogliano al posto di sia del tecnico che dei giocatori. Antonio, intanto si rincorrono le prime voci su un possibile cambio di guida tecnica sulla panchina del Bari. Ieri, secondo alcuni quotidiani, il Bari si è parlato di un interesse del Bari per l'accoppiata Perinetti-Filippo Inzaghi. Ti risulta e soprattutto credi che Colantuono sia ancora a rischio? Ma ancora la conferma di Colantuono mi sembra ridotta ai minimi tempi, insomma, è difficile. Se Colantuono non c'entra la Serie A, a Bari non rimarrà sicuramente. Per quanto riguarda le altre, tutto è possibile, ma insomma io credo che Perinetti e Inzaghi stiano benissimo a Venezia. Tornando al Bari, continua l'astinenza da gol, sono ben 617 minuti senza reti, solo colpa di Maniero, anche ieri una partita disastrosa da parte dell'attaccante del Bari. Ma Maniero, il problema di Maniero non è che gioca male, Maniero non gioca. E questo è gravissimo, cioè quest'anno non ne azzecca una. E adesso speriamo che ritorni Floro Flores. D'altra parte si è visto, appena arrivato Floro Flores e Galano, quanti gol hanno fatti rispetto a Maniero, che a Bari sembra non avere un attaccante quando Maniero va in campo.
Già, Bari è veramente spuntato da questo punto di vista. Campionato che si avvia alla conclusione, sabato arriva un Pisa disperato. Antonio, in tutta onestà, tu credi che questo Bari possa giocarsi gli eventuali playoff e abbia qualche chance addirittura per vincerli? Adesso pensiamo a battere il Pisa, forse è meglio non fare altre considerazioni. Pensiamo a battere il Pisa, è chiaro che il Bari deve contare sulle disgrazie altrui, non proprio sulle proprie forze, che insomma mi sembra un Bari al di sotto rispetto al piano, al rispetto degli avversari, in qualche linea un livello un po' più basso rispetto agli altri. In questo momento del campionato, dico, non è arrivato un Bari gasatissimo, carico, e vedete. Adesso speriamo che in queste quattro partite risorga e riesca a rilucidare una stagione, insomma, che si è presentato un po' troppo in bianco e nero. Antonio, volendo fare un giochino, tu l'anno prossimo, indipendentemente dal campionato che disputerà il Bari, chi vedi sulla panchina biancorossa? Ma io sono per gli allenatori che fanno calcio, gli allenatori che tipo Rastelli mi sembra che sia un nome in seguito al Bari, si parla anche di Rastelli, potrebbe non rimanere a Cagliari, cioè se dovesse andare a Cagliari Branca, Rastelli potrebbe essere un buon allenatore. Un allenatore che ha dimostrato di saper vincere il campionato di Serie B. Perfetto, io ringrazio il giornalista del Corriere dello Sport, Antonio Guido, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Antonio, grazie mille e buon lavoro col Corriere dello Sport. Grazie a voi. Ciao Antonio. Bene, per noi ultimo break, ma torniamo subito con l'ultima parte di trasmissione. I Good, gli specialisti del surgelato. Nei nostri punti vendita troverete sempre prodotti surgelati di prima scelta. Ittici, preparati di pesce, verdure, prodotti panati, prodotti da forno, prima colazione, oltre a una vasta gamma di salumi e formaggi e di prodotti senza glutine delle migliori marche. Perché I Good non è solo surgelati. Richiedi gratuitamente la I Good Fidelity Card presso i nostri punti vendita per accedere a sconti e promozioni. I Good Surgelati accetta buoni ASL per celiaci. Seguiteci su Facebook per restare sempre aggiornati su tutte le nostre promozioni e scoprire nuove ricette. Trova il punto vendita più vicino su www.igoodsurgelati.it. I Good Surgelati, i buoni siamo noi. L'altra radio, bella da ascoltare. Bene, ed eccoci, allora abbiamo ascoltato dalla voce di Antonio Guido Bani, che starebbe pensando per la prossima stagione a Rastelli, che molto probabilmente lascerà Cagliari. Luca, un prospetto assolutamente interessante per la panchina biancorossa. Beh, certamente, direi che a parte il campionato dell'anno scorso dominato con il Cagliari, comunque aveva una squadra ben al di sopra delle altre, quest'anno in Serie A si è riconfermato ad ottimi livelli, con una rosa comunque con calciatori di grande esperienza, di grande qualità, però un allenatore che sicuramente dal punto di vista tattico, dal punto di vista della qualità di gioco, ha dimostrato di essere molto preparato, sebbene ci sia qualche altro profilo che sicuramente mi intriga un po' di più. Tipo? Bah, tipo De Zerbi, a cui abbiamo fatto riferimento diverse volte nelle ultime settimane. Penso insomma che sia un allenatore da progetto, diciamo così, visto che va di moda questa parola, e possa essere da questo punto di vista un allenatore, un manager a 360 gradi per il Bari. Magari nei prossimi giorni faremo un sondaggio proprio su questo, perché penso che De Zerbi sia il nome più gettonato. Vedremo un pochino i nostri radioascoltatori che opinioni hanno in merito. Andiamo avanti. Diamo un'occhiata a qualche titolo di giornale, partiamo proprio dal Corriere dello Sport di Antonio Guido, che titola: Saracinesca, Micai, Maniero delude. Moras, che personalità, Tonucci concede pochissimo, Morleo generoso, Bascia dinamico, Furlan non brilla. Queste sono le pagelle di Salernitana Bari. Poi le parole di Sogliano: il Bari tornerà in ritiro, il DS è stato l'unico a parlare dopo il Pari di Salerno, gara di carattere e un buon risultato. Cambiamo giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, articolo di Fabrizio Nitti che titola: il Bari interrompe il tabù trasferta, un Pari per ripartire. Per quanto riguarda le pagelle, Macek va di corsa, Fedele troppi errori. Poi un approfondimento: attacco anemico, appena 3 reti negli ultimi 10 turni, fuori 602 minuti in bianco.
Poi dichiarazione di Sogliano: Sogliano, questa volta ho visto uno spirito più convincente. E poi una panoramica sul campionato di B: la SPAL a un passo dall'impresa, il Frosinone riprende a correre. Già, risultati, come abbiamo anche commentato con Antonio Guido, che alla fine sono tutto sommato positivi, tranne appunto questa vittoria del Carpi. Poi aggiungiamo anche il pareggio, alla fine positivo per noi, per quel che possono ancora contare le posizioni di vertice tra Perugia e Verona, che hanno appunto impattato sull'1-1. Bene, è tutto anche per quest'oggi. Io vi ringrazio per essere stati con noi, saluto e ringrazio Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, a domani, buona giornata a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Ringrazio come sempre Fabio Scorcia in regia e tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Tanto non capirai. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli.